nei palazzoni di queste persone per così togliere questo disagio, e naturalmente però il disagio si trasferisce, c'è comunque tanta povertà, c'è comunque tanta ignoranza, e la presenza di parole, e poi dopo l'opera delle baraccate, che viene trasferita nell'opera Bebetti, comincia a occuparsi anche di quest'area. E Palmarella sempre di più diventa animatore di queste opere. Credo che sia stata un'evoluzione così, mese dopo mese, anno dopo anno. Palmarella vede le necessità delle persone e cerca una soluzione. In particolare, quello che lui notava era l'abbandono dell'infanzia, dei bambini. E così comincia a costruire tutti gli spazi disponibili che si fa così, che recupera, che si fa donare, degli oratori, delle scuole, dopo scuola, e poi dopo, grazie a una grande donazione nel 1940, sorgerà una chiesa del lavoro con un annesso asilo che c'è ancora, che è stato anche ingrandita. E così la sua opera di aiuto comincia, e comincia anche Don Marella ad accogliere nella sua stessa casa i bambini che letteralmente trova in giro, perché non era possibile all'epoca che ci fossero dei bambini completamente abbandonati, e i servizi sociali, diciamo, seppure esistevano, questi bambini li avrebbero messi in istituti, in orfanotrofi. E è una cosa che Padre Mario non andava bene, perché la sua idea della cura dei bambini era un'idea familiare, e una situazione che potesse fornire così un supporto affettivo a questi bambini, oltre che una cura specifica, una cura persona per persona, non generalizzata. E così diciamo che appunto Don Olinto Marella si trasforma in Padre Marella. Io, come dicevamo prima, ho lavorato per tanti anni, prima come educatore, adesso come altro incarico, per tanti anni per Padre Marella ci ho messo molto a capire perché questa persona, questo prete, era chiamato padre. E pensavo che la gente, cioè, fosse un errore essere tramandato, che la gente, vivendo con la barba, non so, pensasse che era un frate, e quindi di conseguenza padre. E invece no, ho capito dopo che anche attraverso i racconti dei film cosiddetti di Padre Marella, che ancora ci sono, oppure dei libri che hanno scritto, questi ragazzi che erano stati da lui accolti si sentivano proprio figli di Padre Marella. Tra l'altro, faccio una piccola digressione, ho conosciuto una persona che ha aperto anche lei un'associazione per aiutare invece i ragazzi stranieri, che non sono dei bambini, ma comunque sono persi tanti anni in mezzo alla strada, e quindi ha creato uno spazio facendosi andare dal quartiere, e poi dopo l'ha sistemato, e poi dopo, insomma, ha fatto in modo di ricevere delle offerte per poter dare a questi ragazzi un pasto e un posto dove stare. E questa signora Eta, i ragazzi che appunto io ho conosciuto perché lavoravo nella comunità lì vicino, la chiamano Mamma Eta. E sentire questi ragazzi di 18 anni, 20 anni, che magari sono così a 4.000 km da casa, casomai dicono Mamma Eta, vado da Mamma Eta, è una cosa che, insomma, mi colpisce. E penso che con Padre Marella sia andata esattamente così, che le persone l'abbiano vissuto come un padre perché non permetteva che i bisogni di questi ragazzi fossero ignorati, se ne prendeva proprio carico. E così, insomma, l'opera di Padre Marella si sviluppa tanto più durante il periodo che viene, cioè quello della guerra. E ci sono anche alcuni episodi che ci fanno inquadrare così questo personaggio, quindi episodi che sono certi che ha raccontato. Ad esempio, una volta che cerca di sostituirsi a una persona che conosce, un padre di famiglia, che
che sta per essere fucilato. Si stupisce questa persona, però poi dopo i tedeschi, conoscendolo, non hanno cuore di sparargli. In un'altra occasione invece rischia di essere deportato per un periodo e dopo salvato da un gerarca fascista, perché è andato così a rincuorare delle persone rastrellate che stanno per essere deportate, allora stanno per deportare anche lui. In un'altra situazione ancora, ci sono degli impiccati, dei traduttori impiccati e portalane che devono rimanere lì, insomma, come esempio, e invece lui va a nottetempo a tirarli giù e a seppellirli. E nella sua stessa casa, durante la guerra, accoglie ogni tipo di ricercato, diciamo, prima ebrei, poi dopo soldati, disertori, poi dopo addirittura sembra perché sono stato tedesco, insomma, lui dove vede una persona in difficoltà, dove vede un problema, non riesce a girarsi dall'altra parte. E così, insomma, la sua opera, attraverso questo servizio in questi quartieri disagiati, cresce sempre più. E durante il periodo della guerra alcune persone gli danno in affido oppure gli regalano addirittura delle case dove trasferisce per sottrarre i bombardamenti tutti questi ragazzi e la gestione viene affidata molto spesso a delle coppie oppure a delle suore che corrono come tanti altri volontari ad aiutarlo man mano che la sua popolarità cresce e così lui comincia anche a diventare la persona, insomma, che un po' più nota come icona, cioè quello che chiede elemosina, quello che chiede aiuto per le persone che sono in difficoltà, che lui sta cercando di sostenere. E un'altra cosa che mi colpisce è che non è, come dire, che lui chiede l'elemosina come magari viene fatto in chiesa e che sappiamo benissimo che senso ha, dove vanno, insomma. Inizialmente lui semplicemente come una persona comune tira fuori il cappello perché ha dei figli da mantenere, diciamo così, e come un padre disperato che tira fuori il cappello perché non sa più come fare per mantenere i suoi figli. E solo dopo viene conosciuto come appunto il padre Marello. E così in queste case famiglia cresce la sua accoglienza. E si sviluppa poi quello che è, diciamo, il compimento della sua opera, che prima nel quartiere di Gavezza e poi dopo più avanti sarà qui a San Lazzaro, nella città dei ragazzi. Si tratta di un villaggio artigiano, come viene inizialmente chiamato, ossia un posto dove i giovani possono apprendere un mestiere. Vengono sicuramente, appunto, hanno modo di dormire, di mangiare, ma attraverso questa organizzazione ci sono anche dei laboratori dove imparano, non so, a diventare sarti o a diventare meccanici, o la tipografia, insomma, alcune competenze pratiche. E quando un ragazzino arrivava a 15 anni, il padre Marello gli chiedeva se lui voleva continuare gli studi o se voleva apprendere invece un mestiere, e il ragazzo così sceglieva. E poi dopo, nel 50 questo viaggio artigiano si sviluppa in via piano e poi piano piano Padre Marella attraverso sempre le offerte ne fa costruire un altro qui a San Lazzaro. Prima sono poche case, poi dopo c'è il padiglione per i ragazzi, poi dopo c'è la chiesa
questi complimenti della sua pedagogia sono così perché si tratta di un villaggio autogestito dai ragazzi, tutti i ragazzini da 15, 18, 20 anni così. E, questi ragazzi ogni anno eleggono un sindaco e con i suoi consiglieri e con i vari incaricati della banda, dello sport, dei lavori, insomma. E attraverso le assemblee così gestiscono questo, questa città dei ragazzi. E, il padre Morello, diciamo, che supervisiona questo lavoro, ma rimane sempre così un po' all'esterno, agisce soltanto quando c'è una zuffa, diciamo, un bisogno così impellente, mentre invece lascia se no il governo ai ragazzi. E, quello che appunto colpisce anche dal racconto dei ragazzi è che per quanto si è fatto il conto che in queste case, che diciamo, appunto sono diventate 20 case famiglia e di tutti questi ragazzi che sono stati almeno 8.000 ragazzi che lui ha aiutato in 30 anni di questa sua opera, e molti di questi raccontano che sentivano proprio la paternità di padre Morello. Ognuno lo vedeva come padre proprio, ecco. E ancora adesso ci sono delle persone che si commuovono profondamente e addirittura dicono: padre Morello è stato per me padre, madre e tutto. E così padre Morello gira ogni giorno, svegliandosi presto, non andando molto tardi, con questa bici, poi dopo con la lambretta, poi dopo con il camioncino, per raccogliere le offerte in beni materiali oppure offerte economiche per tutte le sue case e per la città di ragazzi. E quello che si racconta è che era un uomo completamente stremato, che appena aveva modo di appoggiarsi una da qualche parte si addormentava. Addirittura uno di questi ragazzi racconta che quando lo accompagnava in lambretta si addormentava appoggiato contro di lui sulla lambretta, ma era quindi stancato e teneva comunque molto anche all'educazione spirituale dei suoi giovani. Diciamo che questa, nonostante le fatiche che faceva, la metteva sempre prima. Quando lui arrivava, nelle sue case, ad esempio, la prima cosa che faceva era andare a messa, a confessare ai ragazzi. E a volte raccontano si addormentava mentre confessava, addirittura. E niente, altri episodi che così fanno capire che tipo di personalità era diventata padre Morello alla fine, insomma. E, ad esempio, quando deve assentarsi, decide di assentarsi dalla questua della domenica mattina per andare a presenziare alla comunione del figlio di un amico, e quindi gli viene detto: ma grazie che sei venuto, che hai lasciato la questua, che è per te così importante per le tue opere. E lui dice: non c'è problema, perché ho lasciato il mio cappello sul banchetto e vediamo se qualcuno ci metterà qualcosa dentro. E quando torna, effettivamente nel cappello ci sono più offerte di quelle che lui prendeva normalmente, e soprattutto nessuno aveva avuto il coraggio di togliere un soldo dal cappello di padre Morello, perché appunto era talmente nota, era talmente conosciuta, tutti conoscevano esattamente cosa significava lì quel cappello, che nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di sottrarre qualcosa da quel cappello. Quindi la sua esperienza davanti fino al 1969, anno in cui, dopo un lungo periodo di malattia, insomma, attorniato da tutti i ragazzi che lui ha assistito, tutti i suoi figli, alla fine muore
nel suo villaggio dei ragazzi, i suoi funerali sono così, sono presenziati tutta la popolazione bolognese, e insomma, le foto che si vedono sono di un San Petronio completamente stipato, di persone che hanno voluto così partecipare al funerale di Padre Morelli. Vi leggo soltanto un piccolo brano che lui ha lasciato prima di morire, una specie di testamento, insomma, fa parte del suo testamento spirituale, che secondo me ci aiuta un po' anche a capire che grande umiltà aveva questa persona e che, insomma, che tipo di persona era. Chiedo a tutti sempre di pregare a ciò io possa fare una buona morte, perdonando tutto a tutti, implorando perdono da lui e da tutti, per tutto il male fatto fare, lasciato fare, per il bene trascurato, ostacolato specialmente con la mia inveterata pigrizia ed ostinazione, tante volte rimproveratami anche dalla mia mamma invano fin da quando ero piccolo. E con questo passo la parola a Don Paolo. Come la coscienza di Bologna. E il primo motivo per cui questo accade è perché con la sua presenza, con il suo essere un prete, addirittura un professore di filosofia, che si umilia facendo l'elemosina, richiamava tanti alla necessità di vincere l'indifferenza. La domanda che mi sono posto è: dietro a quest'uomo di una carità enorme, ci sono stati lasciati alcuni flash veloci, ma la sua storia è davvero piena di innumerevoli episodi di questo tipo. E visto che è un prete ed è un professore di filosofia, è un insegnante, c'è un pensiero particolare? Com'è accaduto che a un certo punto la Chiesa lo abbia riconosciuto come fuori quasi dalla comunione ecclesiale? Ci è stato ricordato che è stato sospeso per quasi 16 anni dalla possibilità di celebrare messa, quindi anche di guadagnare, di poter sopravvivere, diciamo, e nella sua diocesi impossibilitata a fare la comunione. È un motivo anche per il quale incomincia a fare l'insegnante per poter sopravvivere e a girare l'Italia per poter fare la comunione. Penso che una parola che ci possa davvero aiutare è la parola libertà. Per lui la parola libertà è una parola così importante che ricreatorio di Pellestrina, ci saranno dopo dei libretti che si possono prendere, sono stati editi di recente in occasione della beatificazione, qua ci sono, qui si vede l'oratorio di Pellestrina, lui, la grande scritta che poi ritroviamo anche nella città dei ragazzi, qui a San Lazzaro, è questa: Qua libertate Christus nos liberavit. Galati, la lettera ai Galati di San Paolo, che vuol dire Cristo ci ha, questa è la traduzione corrente che qui siamo abituati a sentire, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Al centro di tutta la sua vita c'è la libertà. A me piace chiamarla, in questo caso, coscienza, perché intendo per coscienza una libertà che si incarna in una vita concreta. Libertà può essere anche un concetto vago. Coscienza invece è quella parte intima di ciascuno di noi dove si giocano le nostre scelte e quindi si gioca la libertà, che però è responsabile, è
abile a rispondere di sé, si assume la responsabilità di ciò che ha visto, capito, sentito e infine scelto. Prima di tutto una coscienza o una libertà intellettuale. Fin dagli anni del seminario romano, ci è stato ricordato anche prima, Olinto riconosce che quella è una gabbia per la sua libertà. Nella sua lettera sono state, non so se ancora editate le lettere, forse no. Comunque sono state sistemate, ho avuto la grazia e la fortuna di averle. Nella sua lettera 113 ribadisce lo scopo. Le lettere sono queste qui che io, soprattutto gli incartamenti, le lettere che ha con il Vescovo e anche che ha con Romolo Murri e Giacomelli, di cui forse dopo vi dirò, e che il Vescovo ha con il Papa, perché il Papa si interessa direttamente di queste vicende. E lui dice che lo scopo del suo insegnamento è quello di formare l'intelligenza. Si sa, da una soffiata di alcuni seminaristi che lo avevano avuto professore di seminario, Luisa Prete, che dopo aver esposto una serie di possibili letture del Pentateuco, il Pentateuco l'ha scritto Mosè o l'hanno scritto altri? Lui presenta tre o quattro versioni e gli alunni sono lì e gli dicono: professore, ma qual è quella giusta? Siamo nel 1905-1906. Il professore di seminario, prete, doveva dire: questa è quella che dice la Chiesa, tutti gli altri sono fuori. E lui risponde in questo modo: dobbiamo tenere ciò di cui si è convinti. Dice: leggetele, studiatele e poi sapete che cosa? Ognuno capirà qual è quella giusta. 1905. Infatti Marella stesso legge e frequenta persone e pensieri che sono ritenuti infetti da modernismo, tante letture fa. Egli applica il metodo storico critico, nel quale il dato di fede, che sia la scrittura o la vita dei santi, la storia della Chiesa, si confronta con le scienze umane letterarie, senza timore che si scoprano dinamiche umane fallibili. Lui ritiene che la verità di un testo evangelico, per esempio, di un testo biblico, non sia messa in discussione dal fatto che ci siano delle dinamiche umane dentro. Per noi oggi è normale che studiamo e insegniamo queste cose, siamo in quegli anni là. Il principio che vale prima di tutto, la questione è questa: come faccio io a trovare la verità? Aspetto che il Papa mi dica la verità o la posso cercare? Il principio che vale soprattutto è quello interpretativo. La fiducia della coscienza, qui capite che non è ancora la coscienza morale, spirituale, è la coscienza come luogo dove io capisco le cose, dove la verità del ricercatore si impone a lui stesso con autorità intima. La verità si impone. Non esistono verità assolute per autorità. Adesso capisco perché l'hanno messo fuori. Non esistono verità assolute per autorità. Ma questo non significa consegnare la verità all'arbitrio soggettivo, cioè ognuno poi dice che la mia verità, la mia opinione è quella vera, alla Babele delle opinioni e delle interpretazioni. Si tratta invece di compiere un rigoroso cammino di convergenza delle coscienze pensanti, perché come la coscienza morale, anche quella intellettuale è cogente, non lascia scampo, non ti lascia, cioè se tu a un certo punto capisci la verità e ci sei arrivato dopo una lunga attenta ricerca, non vuol dire che allora tu pensi quello che ti pare, vuol dire che la tua coscienza ti ha fatto arrivare a un certo punto. Nel 1962, molto avanti quindi rispetto alla sua vita, viene indetto il Concilio Vaticano II e lui decide di fare un regalo a tutti i vescovi che arrivano a Roma per il Concilio Vaticano II. Gli regala un libretto di un certo Alfredo Trombetti, non si sa chi sia, cioè io non so chi sia, che aveva indagato, attenzione perché è una roba astrusissima ma molto intelligente, aveva indagato l'origine delle lingue. Com'è possibile che in inglese si dica cat e in italiano gatto? Ma andando indietro, nelle lingue prima degli antichi greci, prima degli antichi romani, lui edita questo libretto. Immaginatevi la scena, tutti i vescovi che vengono da tutte le parti del mondo e si ritrovano a Roma e mica tutti sanno il latino. Oppure, più o meno lo sanno, ma ognuno poi incomincia a parlare la sua lingua. E lui lì tira fuori in questa introduzione bellissima, cioè quando gli studi, in questa introduzione bellissima al Concilio Vaticano II, ai vescovi che sono andati al Concilio Vaticano II, gli pone una questione.
e gli dice: una lingua sola o libertà di parola? Dobbiamo dire tutte le stesse cose, perché a Roma in Curia hanno preparato gli schemi del concilio che si deve concludere in fretta con quello che già hanno deciso loro, ognuno ha libertà di parola. La questione è una questione, prima ancora che ecclesiale, di verità. Bisogna ricercare una verità unica o ognuno ha la sua verità? Questo è insegnato anche successivamente al liceo. La soluzione è che auspica una Pentecoste dove ognuno capisce la lingua dell'altro. Vedete, c'è una convergenza dove ognuno sente, dice che la verità è quello che ha sentito, ma intanto si mette in confronto con gli altri. Ovviamente in questa introduzione scrive anche questa cosa: della libertà che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. È il canto, primo canto del Purgatorio. Lui cita in questa lettera che dice ai vescovi, dite: cercate la verità, non perché alla fine deve essere una unica, ma perché bisogna incominciare a lavorare insieme per capire quale sia la verità. Non nella Babele in cui tutti dicono la stessa cosa, o ognuno parla e dice cose diverse, ma nella comprensione reciproca. E lui dice: io ho pagato con la libertà che è così cara che a un certo punto si perde vita, e lui l'ha persa vita, non fisicamente, ma ne ha perso un bel pezzo. Oltre le verità assolute e insindacabili, ma anche oltre il regno violento delle opinioni, perché le opinioni sono violente. Questa è un po' la finale che faccio di questo primo punto per l'oggi. Marella ancora oggi ci insegna che si può andare oltre le verità insindacabili, ma questo non vuol dire abbandonarsi alle opinioni dove ognuno dice quello che vuole e i più forti, quelli che urlano più forte, fanno valere la propria opinione. C'è una ricerca della verità, delle convergenze, dell'interpretazione, dove interpretare la vita non vuol dire abdicare alla possibilità di raggiungere delle cose vere, ma vuol dire mettersi in cammino. Coscienza è anche, quindi questa libertà, questa coscienza, questo luogo intimo è anche qualcosa che riguarda ovviamente la sua vita spirituale. Fin dall'inizio, fino all'inizio degli attriti, delle incomprensioni con il vescovo, Marella dice, riguardo al fatto che suo fratello ha ospitato Murri, documento 134, lettera 134 che scrive il vescovo, che a casa Marella, quindi non solo lui ma papà, la mamma, il fratello e gli altri, vige un principio di indipendenza. Cioè, se mio fratello può portare a casa uno, non è che io gli faccio la predica e dico: ma come ti permetti, lo sai che questo è scomunicato? A casa nostra vige la libertà di coscienza, bellissimo, no? Oltre ad un principio insindacabile dell'ospitalità e del rispetto delle opinioni altrui, della serie: se anche quello dice una cosa non è vera, che non è vera, ma io lo ospito a casa, non posso ospitarlo a casa anche se lui dice una cosa che io magari non condivido. 1908, Marella no. Cioè sì, ma non lo puoi dire, perché se no. Ma ancora più profondamente, egli si appella ad un luogo di intimità in cui si incontra lui, si incontra con Cristo. Lì neanche il vescovo può entrare. Ci sono delle lettere in cui dice, lettera 115 in questo caso, non ve la posso leggere perché, però magari dopo se c'è tempo qualcuno vuole. Lì dice, insomma, voi fate giustamente il vostro mestiere e mi date delle regole e mi dite le cose, ma c'è un luogo dove neanche il vescovo può entrare. Non ha risposto al vescovo, il vescovo lo continua a incalzare e dice: oh, ti ho chiesto di chiedere scusa, com'è che non chiedi scusa? Il tuo ricreatorio c'ha le donne e gli uomini dentro, i ragazzini e le ragazzine, non puoi, ma allora vuoi smettere? E lui a un certo punto risponde dicendo: chiedo davvero tanto scusa, mi scuso, non volevo mancare di rispetto. Ma io non è che non ho risposto perché non ho mancato di rispetto, ma io ho meditato attentamente, conosco i comandamenti e i doveri del mio stato di vita, ma non posso fare diversamente. Non lo dice questo, però lui, il vescovo, continua a chiedergli di chiedere scusa, di cambiare rotta, di dire che non... E lui
come se ci fosse davvero dentro di lui qualcosa che dice: guarda, io chiedo scusa, non volevo mancare di rispetto, ma non posso, a costo di essere sospesa di lì, non posso, c'è qualcosa di ancora più forte dentro di me. Documento 139 richiama implicitamente la lettera ai Romani, dice che ha sentito dentro di sé quello spirito che dentro di noi ci permette di dire padre, se non sbaglio, secondo la lettura di domenica scorsa e domenica prima, chiedo ai preti in soccorso, insomma, no? C'è uno spirito che dentro di me, mi dice, io sento dentro di me uno spirito che mi fa dire padre. C'è un luogo profondo dentro di lui abitato dallo spirito di Cristo, che blinda, scusate la parola poco bella, blinda la sua figliolanza. Cioè la figliolanza di padre Marelli, di Rodinto, è lì dentro, è nel luogo dove lui ha incontrato Cristo e che sente che è vero. Perché? Perché lo spirito grida dentro di lui, Abba Padre, rivolgendosi al Padre. Ora che sta per essere sospeso, si richiama al dovere di compiere quel bene che è tenuto a compiere ogni uomo con responsabilità. Dice, io sto per essere sospeso, esco io, va bene, farò quello che fa un uomo onesto, buono. È interessante, no? Cioè, non mi permettete di fare il prete, in coscienza non posso evitare di essere cristiano, farò quello che fa un buon uomo, neanche un cristiano, dice un buon uomo, un uomo come è chiamato ad essere tutti, ognuno di quelli che nascono sotto questo cielo. C'è una andare oltre la differenziazione tra laico, sacerdote, credente, non credente. In coscienza, vedete che torna fuori, nella sua coscienza, nel luogo più profondo del suo incontro con Cristo, lui si deve comportare in quel modo lì. Che sia credente o non credente, sospesa di vini, se lo ha accettato, laico, lascia il giudizio a Dio e si afferma che chi lo accusa non sa. Cioè lui a un certo punto dice, oh, io a questo punto lo prendo come purificazione. La lettera, tra l'altro, la trovate in questa nuova edizione, alla fine c'è una parte arancionina in cui ci sono le lettere, c'è anche questa qua, non c'è scritto 139, ma la trovate. In cui lui dice, chi mi accusa non sa quello che dice. Io non sono neanche io consapevole di quello che sto facendo, ce n'è solo uno che sa, è Dio. E si sottomette alla volontà del fratello maggiore, chiama il vescovo fratello maggiore, 1908 o 9. Fratello maggiore, adesso io mi posso permettere di chiamare il vescovo e dire, Don Matteo come va, tutto bene, senti, devo chiedere una cosa, con questo vescovo, fratello maggiore, insomma, della serie, io ho dentro di me uno spirito che grida Abba Padre, ce n'è solo uno, è là. Io mi rimetto alla volontà del mio fratello maggiore, ci mancherebbe, ma il mio fratello maggiore. Non lo chiama padre, perché uno solo è il padre. Altrettanto serenamente, però, richiama il fatto che c'è una verità che gli si impone e che ad essa deve obbedire, assumendosi la responsabilità delle conseguenze. Tra l'altro, questo infastidisce il vescovo Antonio, che gli contesta di non essere stato lui, Marella, ad essersi fermato, ma ad essere stato il vescovo a tenerlo. Cioè a un certo punto, quando Marella dice ho capito che mi state per fermare, mi fermo io, il vescovo dice no, sono io che ti fermo, non devi dire che sei tu che ti fermi, sono io che ti fermo, perché sennò la punizione dov'è? E invece Marella dice no, io sono stato io alla fine a fermarmi, perché se io avessi chiesto scusa prima di una cosa che non mi sembra di dover chiedere scusa, non sarei qui dentro. Sì, è vero, la punizione me l'hai data a te, sono io che mi sono fermato. Vedete il primato della coscienza. Documento 154. E con maturità di proposito mi prometto di saper compiere quanto nella mia coscienza di cristiano e di sacerdote il Dio mi farà vedere essere la sua volontà, a costo dei più grandi sacrifici, dei più acerbi dolori. In coscienza io vedo questo. Sono sospeso di vinis, vabbè, non possono mica fare diversamente. Il cuore, la coscienza, è il luogo dove nella preghiera Cristo si manifesta ad un momento, gli permette un discernimento spirituale profondo. E tra l'altro c'è una lettera bellissima, qui non ho citato, ma c'è, in cui lui dice, oh, toglietemi tutto, ma mi togliete anche la comunione. Cristo non la toglie nessuno. Leggete le lettere qua nel librettino, quante volte trovate l'espressione in Cristo. Non è così per dire, vuol dire che lui sente che il suo intimo è custodito nel cuore di Gesù,
E quello nessuno glielo può togliere. Dice: Eccellenza, il suggerimento insistente di venire a dirvi menzogne era forse del malice. Lui a un certo punto non vedeva, perché poi era un tipo sanguigno, quindi aveva voglia di andare là dal vescovo e dire: oh, sono tutte boiate quelle che dicono su di me. E andare là e arrabbiarsi. E dice: avevo voglia di farlo, di venire a dire che non è vero niente, che mi stanno infamando, ma poi ho capito che era un'ispirazione del maligno, poiché mentre pregavo, piangevo, Cristo dall'altare mi diceva nel cuore: scrivi, sed inis omnibus superamus propter eum, quindi exit nos, la traduco, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Bellissimo. Stavo per venire lì a dire: basta, vescovo, non ne posso più, stai dicendo delle cose false. Poi sente un'ispirazione che viene direttamente da Cristo mentre piange e prega e dice: ma che cosa mi vado a dire? Cristo mi ha chiesto di scrivere: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amato. L'amore di Cristo è talmente grande che va bene poi tutto. Coscienza ecclesiale. La consapevolezza di essere in Cristo fa sì che, secondo il principio di incarnazione, tutto ciò che è umano è anche profondamente divino. Una delle cose che gli contestano nei primi anni è che faceva fare ginnastica. Anzi, gli dicono anche: sappiamo che fai fare ginnastica alle fanciulle, non si può fare. E lui risponde una lettera un po' ridendo, dicendo: mi piacerebbe fare ginnastica io, ma non sono capace. Poi dice: se fossi capace la farei io, perché qual è il problema? Tutto il mondo per coloro che sono puri dentro il cuore, vedete? Non posso fare la ginnastica alle ragazze, io non ho mica nessuno niente da riproverarmi, ma non sono capace, non la sto facendo io la ginnastica. Non a caso Marella, nell'introduzione al testo sulle lingue, quello che vi dicevo prima, mandato tutti i vescovi del concilio, cita il principio di incarnazione, cita proprio, sono due paginette, ma cita il Vangelo dell'incarnazione di Giovanni, come buona novella che può cambiare tutto. Questo lo pone in un pensiero di universalità della salvezza. La salvezza è per tutti. E questo è un principio non solo teologico, ma anche antropologico. Se il Verbo si è fatto carne, non c'è niente di umano che non possa avere dentro qualcosa di buono. Non è una novità, ma questo lui l'ha vissuto fin dai primi anni 10, quando questa roba qui davvero erano estremamente rara. Il suo ricreatorio di Pellestrina viene contestato anche perché non è affiliato alle associazioni cattoliche. È laico. E questo dice: no, non è possibile, se è una roba di un prete, deve essere nell'associazionismo cattolico. Chi ha i capelli più bianchi dei miei sa che come era il pensiero di qualche anno fa, qui addirittura siamo negli anni 10. E lui disse: ma se è una roba umana, va bene, perché se trovi dentro il principio di incarnazione, se c'è dentro Cristo, è già esso luogo della manifestazione di Dio. Non deve per forza essere dentro a una cornice di un associazionismo. Provo ad andare avanti. Chi ci ha liberato? Cristo. Capite che questa apertura potrebbe davvero diventare annacquamento. Allora va bene tutto. Smontiamo le chiese, perché tanto ciò che è umano va già bene, no? La frase che lui mette a Pellestrina sul suo ricreatorio, che ripete a San Lazzaro, è che Cristo ci ha liberati. È un principio cristologico, non è un principio di dire va bene tutto. Tra l'altro questa roba qui lui l'ha vissuta, perché per 16 anni cos'era? Era un prete o non era un prete? Era rimasto legato ai doveri, qui il celibato dei preti, ma non poteva aver messa. Si era messa questa veste nera, non lunga del tutto, per rimanere prete senza poter indossare l'abito del prete. Capite che lui l'ha vissuto sulla sua carne, che c'è un superamento della divisione tra sacro e profano, laico e clericale, credente e non credente. Era lui stesso che l'aveva incarnata questa cosa qui. Coscienza ecclesiale, interessante. A un certo punto addirittura arriva a dire al vescovo, anzi arriva a dire a Romolo Murri, a cui scrive, che il vescovo dovrebbe sentire quello che dice la gente,
perché c'era un gruppo di persone che avevano scritto una lettera a 250 dicendo che padre Marella bisognava, non era ancora padre, Don Olinto Marella bisognava riprendere all'interno della Chiesa. E lui, anticipando quello che noi chiamiamo oggi il sensus fidelium, cioè l'idea che in realtà i fedeli, non solo il vescovo, ma anche i fedeli portano nella loro unione un pezzo di verità. Il vescovo dovrebbe ascoltare quello che dicono i fedeli e non solo quelli che mi accusano, perché loro parlano perché sono il popolo di Dio. È un pensiero ecclesiale interessantissimo, anni 10 ancora, anni 10. Dico l'ultima cosa ed è già la terza, punto, quindi dopo ci manda solo il quarto, chiedo scusa per la lunghezza. Una cosa interessantissima che a questo punto lui dice, che ci fa capire chi è i suoi studi. Nel 1903 lui aveva fatto una tesi che era interessantissima perché studiava nella Chiesa antica il modello di Clemente Romano, in cui c'era una chiesa collegiale, c'erano tanti presbiteri e vivevano insieme, e il modello invece di Sant'Ignazio di Antiochia, dove c'era invece un modello piramidale, c'è uno che comanda, il vescovo, e poi dopo ci sono i preti, poi ci sono i diaconi, poi ci sono tutti gli altri. Beh, 1903 è interessante come studio, queste cose qui lui le aveva pensate fin dall'inizio, si era chiesto ma che modello di chiesa vogliamo essere? Ultimo passaggio, ringrazio per la pazienza. Tutto ciò diventa qualcosa che interroga la questione pedagogica. Ma si capisce perché? Lo si capisce bene perché se Don Olinto punta tutto sulla libertà e investe e dice guarda che tu sei libero di decidere sui alunni, no? Il seminario, qual è la versione giusta? Cosa vuole la Chiesa? Leggi e lo capirai da solo. Questo investimento sulla libertà, su lui che dice al vescovo capisco che tu me lo chiedi, ti chiedo scusa perché non faccio quello che mi chiedi te, ma non posso farlo diversamente. Questo investire sulla libertà non può che avere come controaltare investire sull'educazione, perché la coscienza educata è una coscienza responsabile che risponde di sé. Prima Carlo ci ricordava che nella Città dei Ragazzi tutto era organizzato con il sindaco e questo già avveniva prima al creatorio di Pellestrina, dove addirittura c'era un sindaco, anche lì una cosa del genere, e quattro delegati, due maschi e due femmine, 1908. Interessante, no? Ecco, a questo punto la questione diventa per lui una questione importantissima. Vi ricordate quando era stato in seminario e si era sentito come in gabbia? Cosa fa lui dopo? Incomincia a studiare la ratio studiorum, cioè i motivi che avevano portato il seminario in cui lui era, che era gestito dai gesuiti, a comportarsi in quel modo. Lui dice, voglio vedere cosa diceva Sant'Ignazio degli studi che bisogna impartire. E scopre che a un certo punto c'era scritto che l'educatore si doveva occupare dei singoli casi, ma in realtà non veniva dato posto. Cioè l'idea era che ci fosse un'educazione uguale per tutti. Quella è la regola, tu devi stare dentro. Lui invece porta avanti una educazione completamente diversa. Conosce la Montessori, addirittura direi negli anni 30-40, non mi ricordo, viene addirittura chiamato dal Ministero della Pubblica Istruzione per riformare l'elenco dei libri per la formazione delle maestre a livello nazionale. Cioè viene riconosciuto come pensiero, perché questo pensiero è incredibile, no? Quello che tu sei responsabile, io ti lascio libero e poi tu rispondi di quello che hai fatto. Su questo non vado avanti, ci sarebbero tante cose interessanti dei suoi studi fatti su questo. Ma stiamo parlando della stessa persona di prima che andava lì. È la stessa persona di prima, questa è la cosa incredibile di Padre Marella. Cioè c'è un cuore enorme e un pensiero incredibile dietro questa cosa, dietro a questa persona. Lui dice che nell'educazione, vi dico solo questo, anziché andare alla ricerca del vero, le regole sono queste, bisogna fare così, bisogna andare alla ricerca del verisimile. Che vuol dire? Ma per te, nella tua condizione, nella tua soggettività, nella tua storia, che cosa posso riuscire a ottenere? Queste sono cose che per noi oggi, a fatica, però almeno più o meno le abbiamo chiare, che l'educazione deve essere pensata persona per persona. Questo lui l'ha incominciato a fare nei primi anni 10 e andava alla ricerca dei moti del cuore.
Vi ricordate adesso chi è un po' più anziano, chi è? Vi ricordate se vi veniva chiesto che cosa pensavate voi? Ma non andava a scuola, ma te cosa pensi? Cosa ti piace? Ma no, ma stai scherzando? Il cuore è anche la coscienza, il luogo dove si educa, dove si ascolta il ragazzo e si cerca di capire lui dove deve andare. Oltre all'impostazione di un modello pedagogico oggettivo e valido per sempre, o al contrario, oltre a quello che oggi potrebbe essere da tanti visti lo spontaneismo, cioè che i nostri ragazzi fanno poi quel che gli pare, perché gli lasciano fare. C'è un'impostazione pedagogica molto interessante, fatta di ascolto, fatta di comprensione, di interpretazione. Vedete come faceva con la Sacra Scrittura, lui faceva anche con i ragazzi. Di interpretazione di qual è la tua storia, quali sono le tue condizioni, dove sei venuto fuori. E tutto questo per non solo lasciare liberi, come oggi siamo abituati a dire, ti lascio libero, atteggiamento passivo, ma verso un atteggiamento attivo, ti rendo libero, ti aiuto a crescere, perché tu sia capace di essere libero e fare scelte grandi. Mi stoppo. E tante cose interessanti si trovano nei suoi studi e nelle sue lettere, quindi persona che va assolutamente, grande santo, beato, che va sicuramente approfondito. Grazie, scusate per l'invito. Papa sollecitava il vescovo ad essere duro per estirpare l'infezione del modernismo dalla cristianità. Inizialmente il vescovo è un po' condiscendente, cioè insomma dice Maralla, dai, se la prete, è vero quello che dicono, cerca di fare perché là insistono. E di fronte a questo atteggiamento in cui Maralla non cambia idea perché a questo gli si impone la sua coscienza, eppur mantenendosi ossequioso, tant'è che alla fine il vescovo dice delle cose veramente toste su di lui, che è un prete sciagurato perché si è ribellato all'autorità, perché lui non cambia idea. Però il Papa invece fin dall'inizio è molto, sono poche le lettere del Papa, insomma, però tra tutte le cose che avrà da fare il Papa, di Don Olinto si interessa sapendo di cosa stiamo parlando. Non dice al vescovo fai adesso vedi te quelli che. No, si interessa di quel caso lì specifico. E insomma, altri tempi. Capisci che là dove viene messa in discussione il principio di autorità e si incomincia a dire che la verità la cerchiamo insieme, senza togliere il ruolo del vescovo, Maralla in questo non è che è contro la gerarchia, anche nei suoi studi giovanili dice che anche a Roma, dove c'era la collegialità, però c'era qualcuno che tirava le fila, non è un anarchico Maralla in questo, no?
però dice anche che c'è un modo diverso. Questo per il papato di allora era un mettere in discussione un tipo di verità, e quindi era un'accusa, era una offesa gravissima alla verità di Cristo. Certamente quello che hai detto, che il Padre Marco era assolutamente in anticipo sui tempi, e quindi è comprensibile che non potesse essere compreso. E perché magari lui era tutto chiaro, anche il fatto della coscienza e del, diciamo, l'agonio personale per arrivare alla verità. Ma nel tempo in cui la Chiesa era indifesa, cioè era solo difensiva rispetto al cristianesimo, rispetto anche alla avversione verso la Chiesa, verso il clero, che c'era in Italia, insomma, che c'era nel tempo, e si capisce perché ha incontrato queste difficoltà. Anche perché adesso noi il termine coscienza lo usiamo correttamente, ma senza magari pensarci bene, perché per lui che era tutta una vita di studio, di lavoro mentale, allora, perché lui ha pagato, cioè per lui coscienza vuol dire responsabilità, pago per quel che penso, sento e scelgo, cosa che oggi invece noi diciamo libertà di coscienza, ma in realtà è tante volte voglio fare quel che mi pare e non ne pago le conseguenze. In questo lui secondo me è eloquente anche ai nostri giorni. Prima, non mi ricordo se Maurizio o Carlo ricordavano anche, Maurizio nella introduzione, il fatto che lui a un certo punto dice la carità mi ha salvato. E, probabilmente dicendo questo ci lascia intuire che anche per lui non è stato così facile tenere, come dire, nella sua stessa vita, nella sua stessa coscienza la barra dritta. Perché l'impressione, lui lo dice, ci sono dei momenti quando gli arrivano la sospensione di Vinis, che è molto agitato, e dice avrei voluto scrivere subito al vescovo, mi sono fermato, lo faccio domani, insomma passa dei momenti che è molto molto agitato, no? come intuibile, e quindi probabilmente per evitare che questo diventi superbia c'è tutta la parte che ha raccontato lui, perché se no il passaggio dal dire ho ragione io, perché in coscienza mi sento che ho ragione io e quindi tutti gli altri hanno torto, il passaggio breve, invece lui dice chiaramente gli altri stanno sbagliando, io non lo so neanche più, l'unico che lo sa è Dio, e... però in questo a salvarlo è stata la carità. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ma sì, lui dice la carità mi ha salvato e l'orgoglio mi avrebbe perduto in particolare, e questa era proprio la sua, come appunto dice in questa anche frase finale del suo commiato, una caratteristica che lo accompagna per tutta la vita, una sua caratteristica così caratteriale. È difficile per chi appunto ha conosciuto il beato, l'uomo così, così umile apparentemente, così anche nella maggior parte delle situazioni aperto, riconoscere questo orgoglio, ma era appunto una
una caratteristica personale con cui ha lottato tutta la vita. Aggiungo solo un'altra cosa, giustamente tu dicevi erano altri tempi, sì sì, infatti dicendo queste cose qui, almeno dentro di me non c'è nessun risentimento nei confronti, cioè la storia della Chiesa è così, bisogna un attimo prenderla com'è e capisco, cioè provo a immaginarmi perché si arrivasse ad avere paura di queste idee moderne, del modernismo. E, è comprensibile, anche se non so se vuol dire non condivisibile, non lo so, però comunque lo comprendo bene qual era il momento storico in cui viveva. Quindi non dico se fossi stato il Papa l'avrei capito al volo, forse ci sarei caduto anch'io. Io quando penso a Maria, come tante persone, penso al mondo della carità, a una persona che ha aiutato tanti ragazzi bisognosi, che ha sfidato il freddo, che prima era un professore a lezioni venti e poi ha pensato di dedicare la sua vita alle persone più bisognose. E a volte la risposta si vede simbolo della città dei ragazzi e che è diventato il simbolo dell'opera Padre Marella è Caritas Christis Urgent Nostra, che sono pronunciatamente latinista, però quelli che lo sanno mi dicono che significa l'amore di Cristo ci spinge, ci sprona, non ci lascia tranquilli, quindi non possiamo rimanere così indifferenti e dove c'è appunto questo bisogno, perché c'è questa carità che ci trasporta ad agire. E credo che insomma questo sia all'interno anche di questo sostrato così di ragionamento, di conoscenza, anche di una profonda cultura. Se lui ha voluto lasciare questo come motto finale, per me è un po' il riassunto, ecco, di quello che lui ci ha voluto ricordare come punto di riferimento più importante. La gestione della vita.
raccontano come una persona estremamente amorevole e sono sicuro che fosse una persona anche disposta a vedere anche quel poco così di positivo che c'era ed effettivamente in questi ragazzini magari anche così tanto provati dalla vita, quindi anche da dirozzare certe volte, ha fatto di tutto per migliorare questa piccola parte. E vorrei dire che ci sono dei racconti in cui Padre Manuele si arrabbia e non è il grande pedagogista neanche di Smataflone. E questi naturalmente i ragazzi dicono che aveva la mente e tutti quanti riconoscevamo l'importanza di questo momento quando combinavamo qualcosa di veramente grosso e lui si arrabbiava davvero, perdeva le staffe e tirava luce fuori. E perché diciamo che la sua forza non era arrendevolezza. E quando c'era bisogno di dimostrarla per segnare qualcosa di davvero importante, era capace di tirare fuori anche in questo modo. Aggiungo una cosa su questo, non conoscendo tanti aneddoti che invece sarebbero belli, però mi sembra di, andando a leggere le cose che scrive, provando a entrare anche un po' nei suoi studi, sono certo che, cioè, immagino che per lui la misericordia e il perdono non fosse buonismo, cioè questa idea della centralità della coscienza non fa sì che, come vi dicevo, ci diventi un relativismo morale, ognuno te la senti così, se ti pensavi, ma c'è sempre una ricerca di una verità che è intellettuale, ecclesiale, ma anche morale, concreta, dell'agire. E questo è il motivo per cui non credo appunto che fosse un buonista. E il perdono in quest'ottica qui non è quindi un abbassare l'asticella delle esigenze, penso che fosse anche esigente, no? Nel suo modo di essere, almeno quelle poche cose che non me le immagino come una persona non esigente. E qui probabilmente stava appunto un perdono che è frutto di un amore, ma mi viene da dire anche perdono non solo verso i suoi figli, ma anche verso i suoi superiori. Quando lui dice sarei venuto venire lì a dirti in faccia che così è sbagliato, ma poi ho detto ma che cosa? Cristo mi ha detto siamo vincitori in Cristo che ci ha amati, cioè era la percezione profonda dell'amore di Cristo che poi gli permetteva di andare oltre anche quelle cose che lui dentro di sé vedeva come non giuste e che non faceva passare, non diceva va bene tutto. Cioè questo non fa altro, secondo me, che far capire che tutta la sua opera non era solo una tensione di desiderio di far bene. Ci sono persone che vogliono fare tanto bene, ma la carità fa comprendere tutto il resto. Cioè non solo lo ha salvato, ma lo ha anche completato, andiamo a dire. Cioè tutte le sue intuizioni pedagogiche, spirituali, intellettuali, trovano nella carità il compimento. Cioè lì si vede che quest'idea della centralità della libertà della coscienza porta a qualcosa di buono perché l'ha fatto.